Questo è l'esatto momento in cui il cuore degli italiani si è fermato per un secondo. Ma non è che stavolta Grosso lo sbaglia? Ce lo chiediamo ogni volta, anche se sappiamo già come andrà a finire. Per fortuna viviamo ancora nella linea temporale in cui Inzaghi non l'ha mai passata a Barone, Totti parla napoletano a Cannavaro. Sì. Che percentuale stai, Francesco? Ma soprattutto siamo diventati campioni del mondo. Quella notte di 16 anni fa Berlino diventò completamente azzurra. Eravamo i campioni del mondo e nulla ci sembrava impossibile, nemmeno andare a piedi a Parigi per riprenderci la Gioconda. Era l'estate del 2006, c'erano solo i trilli di MSN. Schiacciare il tasto internet sul cellulare significava diventare poveri e tutti erano innamorati di Shakira. Ma soprattutto era l'estate del più grande scandalo sportivo italiano, Calciopoli. L'immagine non solo del nostro calcio, ma la credibilità di tutto il paese era a pezzi. Hanno distrutto pure il calcio, era il pensiero comune di tutti gli italiani. È in quel clima quasi di rassegnazione che i nostri calciatori si preparano per il mondiale e se vi ricordate le cose iniziarono bene, ma non benissimo. Dopo il 2-0 all'esordio contro il Ghana, arrivò il pareggio con gli Stati Uniti con l'autorete di Zaccardo. Pensate, l'unico gol su azione subito da Buffon in tutta la competizione. All'ultima giornata del girone, quindi, bisognava vincere. Contro la Repubblica Ceca fu un netto 2-0, ma quella partita la ricordiamo tutti per quella che passò alla storia come la corsa più inutile del calcio. Siamo vicini al 90esimo, la Repubblica Ceca è nella nostra metà campo, alla ricerca del pari. L'Italia recupera palla, Pippo Inzaghi scatta come al solito sul filo del fuorigioco e viene servito. Pippo è a tu per tu con Cech, di fianco a lui c'è Simone Barone, che aspetta soltanto di ricevere il pallone. Inzaghi gli fa pure un gesto con la mano, come a dire, mo te la passo. Sì, come no. Inganna Cech, lo dribbla e col sinistro segna il 2-0. Barone aspetta ancora il mio passaggio? Meglio per lui, perché avrebbe sbagliato, così parlò Inzaghi a distanza di anni da quell'episodio. Il povero Simone però, nella storia di quel mondiale, ma soprattutto nel cuore degli italiani, ci è entrato lo stesso. In quei secondi non ho pensato a niente, speravo me la passasse, ma l'importante è esserci stato. Esserci sempre per aiutare un compagno e non mollare mai, era la vera forza dell'Italia del 2006. Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Gattuso, Pirlo, Camoranesi, Perrotta, Totti, Toni. Questa era la formazione dell'Italia del 2006. Non solo una squadra di campioni straordinari, ma un gruppo di amici, leali, pronti a dare tutto in campo per il loro comandante, Marcello Lippi. Proprio la forza del gruppo fu l'arma vincente di Lippi, che riuscì a motivare ogni singolo giocatore come farebbe un padre con un figlio. Ma è su un calciatore in particolare che Lippi ripose non solo le sue speranze, ma quelle di un intero paese. Ce li sogniamo ancora quegli occhi azzurri, vero? Forse se li sogna anche Richard Vanigli. Come chi è Richard Vanigli? Davvero vi siete dimenticati del calciatore più odiato d'Italia? Ok, facciamo un altro passo indietro. Febbraio del 2006 si giocava a Roma-Empoli, un contrasto tra Totti e Vanigli, difensore appunto dell'Empoli, fece temere il peggio, il capitano della Roma pianse dal dolore, il perone sinistro aveva fatto crack, i mondiali per lui sembravano un miraggio. In realtà Vanigli fu colpevole involontario, nel senso che Totti non l'aveva toccato e l'infortunio era nato per una torsione innaturale della gamba. I tifosi italiani però se la presero comunque con Vanigli. Giocare il mondiale senza il nostro numero 10, un incubo a cui nessun tifoso voleva credere, nemmeno Lippi che il giorno dopo l'operazione si precipitò da Totti, ancora convalescente nel letto d'ospedale. Francesco, sono venuto a dirti che tu verrai al mondiale, senza se e senza ma. Tu verrai al mondiale perché per vincerlo ho bisogno di te, anche al 30%. Mi servi, ci servi. La vittoria contro l'Australia spianò la strada degli azzurri, che sconfissero per 3-0 l'Ucraina ai quarti e nulla sembrava poter fermare quei ragazzi, nemmeno il nemico di sempre, la Germania. I tedeschi però erano sicurissimi di andare in finale. Il tabloid tedesco Bild invitò addirittura i suoi lettori a boicottare le pizzerie italiane, azzardando pure un pronostico. I tedeschi torceranno gli italiani come spaghetti. Provocazioni su provocazioni che fecero quasi impazzire pure uno piuttosto calmo come Lippi, che alla vigilia della partita con la Germania costrinse i suoi giocatori a spogliarsi sul campo di allenamento. Il motivo? Pensava che ci fossero delle spie nei paraggi, quindi richiamò tutti i giocatori e li fece girare di spalle, dove credeva ci fossero le telecamere pronte a riprendere la scena. Abbassatevi i pantaloni, e gli azzurri lo fecero davvero.
Fu questo l'ultimo allenamento prima della semifinale. Qui di difensori, di giocatori con qualità difensivisti eravamo 1, 2 e 3. Materazzi, Cannavaro e Gattuso. Il resto erano tutti super offensivi. Poi il mister continuava a cambiare e io mi girai e disse a Gigi: scusa Gigi, ma che stai facendo? Diciamo, no, che cazzo sto combinando quello, non ci capisce niente. Finita la partita, gli andiamo vicini, ho visto, ma perché ti ha preso oggi? Continuano a mettere attaccanti. E lui ci disse, perché voi non vi siete resi conto, che dietro non passava nessuno. Allora questa vostra sicurezza che mi avete dato mi ha permesso di inserire degli attaccanti. Fatto sta che 2-0 sono andati a Berlino. La finale con la Francia la ricordiamo tutti per due motivi. La testata di Zidane a Materazzi, piccola curiosità, hanno fatto pure una statua gigante della testata a Doha in Qatar, dove si giocheranno i prossimi mondiali, e ovviamente i rigori, i maledetti rigori, quelli che prima di quel mondiale per l'Italia furono quasi sempre stregati. Era arrivato il momento di scegliere i tiratori. Gattuso se ne andò subito in panchina e si autoescluse. Del Piero voleva battere per ultimo, ma Lippi lo bloccò subito. La teoria del mister era semplice, i più bravi battono subito. Quindi Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, mancava solo l'ultimo tiratore. La scelta del quinto rigorista fu un'intuizione, l'uomo dell'ultimo minuto, quello che aveva causato il rigore al 90esimo con l'Australia e aveva fatto gol al 119esimo minuto con la Germania, Fabio Grosso. Sei l'uomo degli ultimi secondi, gli disse Lippi, batti tu. Il 9 luglio del 2006 l'Italia divenne campione del mondo per la quarta volta nella sua storia. La cavalcata trionfale di quei ragazzi è entrata a far parte per sempre delle nostre vite. L'esame di maturità, la nascita di un figlio o magari il primo bacio. Tutti abbiamo un ricordo che ci legherà per sempre a quel mondiale e a quell'estate indimenticabile. E rivivendo quei momenti, il sentimento più forte non può che essere la nostalgia, una parola greca che possiamo tradurre come il dolore del ritorno. Rivivere il mondiale del 2006 in effetti è anche questo, restare aggrappati a un passato che ci sembra così lontano e quasi irripetibile e che proprio per questo motivo ci fa anche un po' male. Forse smettere di guardare al passato e superare la paura del futuro è l'insegnamento più prezioso che il mondiale del 2006 può darci, perché per quanto unici e speciali, non si può vivere per sempre di ricordi.